Bellissimo, che giorno è oggi? Beh, è talmente bello che mi sono dimenticato il giorno che è, 18 Dicembre. dicembre del 2017. Ciao Ugo che è collegato con me e che ha deciso con uno slancio spavaldo e molto, molto generoso nei miei confronti di provare ad affrontare questa puntata. Di che cosa stiamo parlando? Io sono Miro Cortini che parla da Forlì e sono collegato col condominio di Radio Science, come sapete, 11 radio collegate, più ricordo l'online delle news di Radio Science, che è un punto di ricerca molto avanzato e importante che cerchiamo di realizzare. Salutiamo il nostro direttore responsabile, Massimo Bonella di Italia Oggi, che è il nostro giornalista che ci garantisce e ci permette, a livello a fronte della giurisprudenza italiana, di poter dire quel che diciamo. Ecco, vogliamo dire delle parole in libertà questa volta e vogliamo fare gli auguri a tutti di buon fine anno, di nuovo anno, di buona fine, di bell'inizio. E passando attraverso questa, mi permetto di dire all'italiana, piccola bufala di quello che è stato Santa Claus e dell'albero di Natale, del consumismo e di tante cose che ci vanno dietro. E in questo senso vorrei sapere il parere di Ugo, perché me lo diceva prima, e partendo addirittura dai Celti. Raccontami un po' sul Caro Miro, ti Natale. ringrazio. Ma guarda, Grazie a te. questo è un piccolo aneddoto che ho avuto la fortuna, ma veramente per caso, di scoprire questo mare enorme che è internet. In pratica, a quanto pare, il buon vecchio Babbo Natale non è altro che la rappresentazione del dio celtico Odino. Quindi il dio, e Poi là, addirittura. siamo sicuri. Ma infatti la tradizione. Pare. Infatti la tradizione vuole che il buon Babbo Natale venga da quelle lande fredde gelate. Sì, beh, dalla Lapponia, certo, la Esattamente. Lapponia. E quindi la Lapponia, C'è come un ben paese sappiamo. preciso che non mi ricordo, aiutami un po' con la rete magari se ce la fai. C'è un paese preciso dove scusate, mi permetto, scusa che ti interrompo, però fa parte anche del mio lavoro, le lettere di Babbo Natale che la mia azienda, che si chiama Poste Italiane, raccoglie da sempre, da quando esiste Poste Italiane, di tutti i bambini gratuitamente, senza francobollo, e le manda a questo fantomatico punto. No, esiste Babbo Natale, assolutamente. Se ci sono bambini all'ascolto, non cancellate quello che ho detto, Babbo Natale esiste e porta i regali ai bambini buoni, sempre, tutti gli anni, la notte tra il 24 e il 25. Questa è la realtà. E viene col suo carretto, con la sua fantastica biga, direbbero i romani, o con la più bella carrozza ferroviaria. Mi ricordo un film d'animazione proprio sul Natale, che era questo treno che arrivava fino appunto al paese di Babbo Natale, che è in Lapponia, è lontano da tutto, un paese freddissimo, e lui con le renne. Parte da lì perché ci sono solo le renne lì, resistono solo loro, anche qualche orso polare ogni tanto e Qualche volpe qualche pinguino artica. se Qualche non eh? volpe artica anche si vede ogni tanto che fa Ah, bellissime, capolino da qualche parte. che bella cosa che mi hai ricordato Ugo, un animale fantastico, sono davvero, parlando di cose tenere e carine per i bambini, la volpe artica, andate a vedere con il cellulare di papà, spero che voi non le abbiate ancora, se non avete almeno 16-17 anni, io questo limite metterei, è molto discrezionale, ma insomma ho anche studiato la psicologia dell'educazione, Jean Piaget me l'hanno obbligato a leggere tutto, che insomma, vabbè, insomma è una pietra miliare in questo senso. E niente, mi sono perso, aiutami Ugo, riprendi il filo. Si riparlava di appunto di Babbo Natale perché era collegato al folklore germanico, quindi al mito di Odino. Sì. Ma,
Diciamo che le leggende, la leggenda, perché di questo effettivamente si parla, non possiamo dire, non si può parlare di qualcosa di esatto, si pensa a, si ricongiunge alla figura di Odino perché ci sono molte somiglianze nei vari racconti, una delle quali è Babbo Natale viaggia sulla famosa slitta trainata da ben 8 renne. Slitta, ecco, l'errore, slitta, non carro, non Esatto. slitta, Ben otto che c'è solo renne, ghiaccio, solo effettivamente. ghiaccio, Perché queste otto neve e renne? ghiaccio. Non sono a caso le famose otto renne, perché nella tradizione germanica, quindi nel folklore Che di... bella cosa che mi stai dicendo, sono tutto orecchi. ringrazio. Le otto renne dovrebbero rappresentare le otto zampe del cavallo del dio Odino, che il cavallo, adesso perdonatemi, ma il nome non sono bravissimo a pronunciarlo. Non era un Sleipnir, ipogrifo quello di Odino con le ali? Eh? no, 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 di era quella un cavallo stupidata. volante. Si parla meno di un cavallo Ah, però volante, cavallo volante, qualcosa simile di al volare Pegaso. c'era. Quindi, simile al Però non era un Pegaso. ipogrifo. L'ipogrifo è un'altra No, l'ipogrifo è tradizione. un'altra animana con un'altra figura. No, no, ti parla di un cavallo volante, quindi molto simile al Pegaso, un cavallo alato in pratica, della mitologia greca. Pegasus, sì, ha l'unicorno quindi. No, Forse parliamo di attenzione. unicorno. No, No, attenzione, ti confondi. attenzione. L'unicorno Mamma è... mia, come sei cattivo come maestro. Scusami, maestro, non lo dico più. L'unicorno non è altro che, sempre da tradizione, il famoso cavallo con un unico corno al centro della fronte. Il cavallo alato è un normalissimo cavallo, però con le ali, classiche ali piumate, quindi da uccello, da angelo, e quindi volante. Questa figura del Bello. Pegaso la si può ritrovare anche dalla mitologia greca. E comunque, dicevo, riguardanti Odino e Come Babbo Natale c'era questa somiglianza perché, classico persona... Odino, quando si dice che quando doveva venire sulla terra, quando camminava sulla terra, si presentava come un vecchio signore anziano che si appoggiava con un bastone, questo cappello a punta e questa lunga barba bianca. Tant'è, infatti, che il buon Tolkien, che scrisse tra i tanti Il Signore degli Tolkien, Anelli, il grande, grandissimo Tolkien, esatto, la uno dei trilogia. suoi personaggi, la figura di Gandalf, l'abbia copiata appunto da Odino. Proprio perché si è ispirato a Gandalf, lui. ricordiamo a tutti chi è, scusami per precisare, Gandalf chi è? Gandalf non è altro che uno dei vari personaggi all'interno della storia del Signore degli Anelli. Non è altro che il mago in questo Che caso. il Signore degli Anelli è il libro di Tolkien da cui è Il Fulf. stata tratta. Questa trilogia, cioè tre film che hanno sbancato, diciamo, i botteghini di tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda dove è stato girato fino alla Groenlandia, quindi proprio tutto, Ha vinto passando anche per tantissimi la premi. Cina, per la Corea, tutto, 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 tutto. Veramente ha toccato tutti nel mondo, cioè non c'è cinema al mondo che non abbia proiettato questo fantastico film. Che parla di fantastico, appunto, di un mondo fantastico, popolato da elfi, gnomi, non di folletti, vero? Folletti non se ne parla, Ma no. no, lui diciamo che la tradizione dei folletti è particolare. Lui ha inserito, ha creato proprio un mondo sé, un mondo nuovo. Lo so, Tant'è che lui certo. era sì uno storico, ma era anche un linguista, perché lui ha creato proprio le lingue. Addirittura veramente ha creato proprio un alfabeto, ha creato la lingua elfica. Si può dire l'abbia creata lui. Se esiste in rete, si può trovare un alfabeto, ma anche penso in qualche libreria, in qualche libro a tema. Non mi soleticare su queste cose qui perché comincio a parlare per 2 ore. Perché il mio massimo interesse è proprio questo, la etimologia, cioè lo studio dell'origine delle parole e del loro inverarsi, che è parola cristiana, no? Dio che si invera in Gesù Cristo, quindi non è di questo, però inverarsi in che cosa? Nella società, nei costumi e nel linguaggio del popolo. Questa è Esatto. l'etimologia, la cosa fondamentale, secondo me. Se non si capisce, non si studia e non si sa niente di questo, secondo me non si può parlare. E Esattamente. questo non lo dico io, ma è la fine di tutta una storia e di un percorso che è diventato una delle colonne della filosofia del Novecento, del grandissimo
penso che si siano anche eletti, perché il periodo è quello, quindi parliamo degli inizi Novecento, ma Tolkien no, Tolkien invece era? Dimmi la data di nascita e morte di Tolkien. Beh, comunque io sto parlando di Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein è un cognome ebreo, però lui è nato in Austria e essendo un brillante oratore e uno studioso della storia della filosofia, documentatissimo, gli è stato proposto le migliori università da Friburgo a Heidelberg, dove ha poi invece insegnato il suo amico nemico, quello che ha scritto Essere e Tempo, cioè Martin Heidegger, bisogna dirlo proprio così perché questo era uno peso, Heidegger, Essere e Tempo, va bene, lui invece si è interessato di linguaggio. È veramente è un punto di riferimento, cioè, ha trasmutato tutta la storia della filosofia nella filosofia del linguaggio. E la fine del suo tractatus in latino, trattato Logicus e Philosophicus, anzi col trattino, è importante, tractatus Logicus Philosophicus finisce esattamente così, con una frase che potrebbe essere detta in un bar. Ma stupenda e profondissima, è molto semplice. Di ciò di cui non si può parlare, cioè del misterico, di quello che non si, sappiamo, anche del trascendente, di quello che è al di là di quello che può arrivare una mente umana, un ragionamento cerebrale e razionale, di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Oppure si fa il Tolkien. Cioè ci si inventa una cosa, quello che fanno schiere di grandi, e quelli veri, poeti. Dante si è inventato un mondo, il divino Dante, il divin poeta, non a caso il divino poeta, perché, no, non perché si chiamava la sua opera maggiore, importante, che non è la più importante, comunque, cioè la più importante sicuramente, ma non è l'unica che ha scritto, Esattamente. La Divina Commedia. Parliamo della Divina Commedia, esattamente, parliamo dell'origine della lingua italiana, ragazzi, cioè non è che lui ha avuto un coraggio da leone perché ha voluto imporre quello che veniva chiamato a quel tempo, cioè il volgare, cioè la lingua che si parlava tra i rioni di Firenze, da dove lui è nato. In un periodo dove la Chiesa dominava e spadroneggiava su tutto e su tutti e aveva addirittura diviso l'Italia in due e da lì nascono le tifoserie, le partigianerie, i bianchi e i neri, gli juventini e gli interisti, quelli di destra e quelli di sinistra, vengono tutti da lì e beh, ecco, questo porta al conoscere l'origine delle parole e la storia della letteratura, della filosofia. Ecco, allora, così, avendo queste piccole nozioni, con molta, molta cautela e umiltà, però si può provare a proporre e a offrire al pubblico che ci sta ascoltando il nostro girovagare, insomma, così per. Vabbè, non posso approfondire questa cosa qui, però ecco, collegandoci invece al mondo fantastico e alla creazione dei linguaggi, ecco, questa è una cosa che tocca tutti e qui si apre il terreno per poter parlare per il mio compare Ugo, cioè perché vogliamo dire qual è il vero nuovo linguaggio oggi, adesso o da adesso in poi, è il linguaggio del Telematico, digitale. totale, dici? Cioè, da informatico è diventato digitale, perché l'informatico prima non era digitale, era tra il digitale e l'analogico molto molto sofisticato, no? Esatto. Ma the World Wide Web, questa è stata la cosa che ha cambiato tutto, cioè è stato il codice che ci è stato regalato oppure imposto, non saprei, la lascio al pubblico, ai posteri l'altra sentenza, diceva Manzoni,
Comunque, World Wide Web era il codice semplicemente militare, tra cui, col quale si parlavano la marina militare americana. Avevano trovato questo sistema, avevano soppiantato e distrutto e ucciso, e io ho sofferto tantissimo, il codice Morse, col quale invece. Adesso parlare oggi ai giovani di punto linea, linea punto, io l'ho imparato tutto, perché anche quello è un alfabeto, è un linguaggio molto molto importante, fra l'altro, perché ha salvato delle vite, non scherziamo, cioè, insomma, nella navigazione aeronautica soprattutto il codice Morse era importantissimo, e l'SOS, no? Tre punti, tre linee, tre punti. Questo ricordatelo, perché se un giorno ci sarà un bug, cioè cos'è un bug, Ugo? Un Sicuramente si bug, intende un bug, un errore informatico. un Si intende un errore problema che informatico. può essere generato anche dallo mentre si stanno facendo dei calcoli particolari, si sta operando, adesso passami il termine, operare su Certo. qualche programma possono capitare, possono avvenire dei bug. Infatti Dei poi bug, ma io subentrano dei sapevo che i test. bug erano, cioè io lo intendevo come virus, non so, no, no, non è la stessa cosa. Anche, no, non per forza, non per forza. Ah, Scusa vedo che sei se molto ti interrompo un documentato e attimo. preciso, io a questo punto mi zittisco e ti ascolto, prego. No, no, mi hai fatto venire in mente, adesso perdonami, mentre parlavi appunto di numeri cifrati, non so, di questo, mi hai fatto venire in mente una figura, tra virgolette, controversa, per carità, che non ho mai avuto modo di approfondire, di cui pochi anni fa, pochissimi anni fa, è uscito anche un film, di Alan Turing, matematico, Oh, lui, che mi ha fatto il venire in mente mio amico Alan Turing, dimmi tu però, non dico niente, No, no, dimmi io tu. chiedevo a te al contrario, proprio perché io non ho mai avuto modo di poter approfondire di questa figura. Io ti dico quello poco che so, che a parte che era una mente Dimmi, brillante, matematico e non solo, mamma mia, uno che morì purtroppo dei troppo fondatori giovane. della cibernetica, Esatto, però lui credo. riuscì a. Che è già un'altra roba, vero? Cibernetica, informatica, sono Qua ci altri vorrebbe il mondi. buon science, ci vorrebbe il buon science qua. Ma poverino, è impegnatissimo. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, nessuno se lo prende. L'altro giorno l'ho chiamato, ehi, vecchia carcassa, ho esagerato, Comunque mi ma lui si è arriva fatto dalla una regia, risata. perdonami, mi arriva dalla regia il termine esatto come intendono il bug. È un Ok, dimmi. identifica in informatica un errore nella scrittura del codice sorgente di un programma software. No, finalmente, questa è la base scientifica con cui parlare di PC, di digitale, ma se uno non ha queste nozioni qui, io ringrazio tantissimo la regia, ma veramente un ringraziamento e un inchino, chapeau, perché senza queste basi qui è inutile parlare di, ah, io ho l'iPhone 7, 8, io faccio, dico, poi non sanno niente. Non sanno che cos'è il codice binario, la base, no? Non sanno che cos'è il linguaggio Java, che è difficilissimo, eh? Però tutti i giorni apro sul foglio elettronico e quindi si sentono. Ma che cosa si sentono? Si sentono, ah, soprattutto si sentono, questa è una cosa, ecco, da non portare nel 2008, anzi da distruggere la persona 2018. multi. 2018, scusami, 2018, sì, buonanotte, sono un po' vecchio, scusate. La persona che lavora, beh sì, sai, io ho un ambiente multitasking, cioè, sai com'è, ho dei benefit, mi trovo bene, sì, insomma, non guardo neanche più ormai il mio conto cassa, perché sai, mi posso divertire, in business class si viaggia meravigliosamente, c'è silenzio, poi sai. Poi, questo l'ho sentito l'altro giorno, eh? L'altro giorno, da un amico che fa un mestiere prezioso, si è prezzolato molto bene, parliamo di 3.500-3.700 con tantissimi benefit, e siccome viaggia il mondo, perché porta dei prodotti in giro per il mondo, in specifico, se volete saperlo, non interessa a nessuno, comunque c'è un'azienda a Milano molto importante che combatte con i giganti tedeschi e francesi, soprattutto nel campo, voi direte, vabbè, ma che cosa,
Però è un campo importante perché è il campo dell'allevamento bovinicolo, cioè le mucche per farci il latte, per fare gli hamburger. Ecco ragazzi, voi che mandate sempre al burger o quelle altre robe che hanno quel nome che c'entra con Donald Duck, Ugo, Donald Duck. Però c'è un Mac davanti che vuol dire che era scozzese, eh? No. O no? Sto dicendo Effettivamente, stupidaggini. nelle storie di Paperino ricordo che c'è un parente scozzese, però Ma non mi ricordo il certo. nome. Ah, vabbè, comunque tutti i Mac, come gli ho nell'Irlanda, lì c'è la divisione dei bardi celtici, no? Anche lì ritorniamo, vedi, i celtici ci giriamo attorno perché sono una cultura un po' bistrattata, direi, bistrattata, non misconosciuta o non valorizzata, bistrattata e quasi, no, non dimenticata assolutamente, no, perché c'è gente che gira nelle spiagge romagnole, li vedo pieni di tatuaggi celtici, ma non sanno niente, niente di quello che c'è dietro, per quello che io dico, vai, prima di mettermi un simbolo sulla pelle, che fra l'altro è un organo, che nessuno sa che la pelle è un organo, per esempio, e anzi è il più esteso, È è un l'organo più organo la grande, pelle. infatti. E certo, il più esteso, cavolo, è quello che ti dà più informazioni, e questo è un regalo che facciamo a tutti i nostri ascoltatori, grandi, piccoli, piccini, mamme, nonne e nipotine, guardando bene la pelle, che è in contatto diretto con i vasi capillari, quindi la circolazione del sangue, la circolazione del color rubino, dico io in poesia, ti dà delle informazioni dirette, i nei, gli arrossamenti, di come stai, di come funzionano i tuoi organi, perché sono tutti collegati e la pelle è un organo. Ragazzi, il dermatologo è molto importante. Cioè, ma non perché ti dà la cremetta che diventi più carino, il lifting, l'acido ialuronico, questo bellissimo nome, ialuronico, no? Che la gente si fa degli impacchi. Pare anche un politico ultra-ottantenne che ne ha fatto abuso, infatti è un po' rovinato perché penso che sia un brianzolo, non so, mi confermi, Ugo? Cosa? Di chi sto parlando, no? Che ha fatto abuso di lifting, che è nato, cioè a una villa ne ha tantissime, un po' in giro per il mondo, tre in Sardegna almeno, in Costa Mi viene in mente Smeralda, però troppa la sua villa gente. principale è ad Arcore. Ah, quello sicuro. Quella figura lì, beh, No, insomma, lui l'acido ialuronico lo conosce bene per fare il lifting, Si ci fa delle vede. iniezioni di botulino di acido ialuronico, Guarda. mamma mia. È una maschera, cioè, no, con questo io non voglio dire assolutamente nulla del capo politico, eh. Io parlo dell'uomo nel senso dell'uomo anziano, ecco, mi permetto, Mi anziano viene posso dirlo perché la cronologia non ammette sconti, no? Mia madre è felice di essere nata nel 1927 e ancora oggi mi ha ancora delle cose da insegnare, essendo stata maestra per 30 anni. Dio l'abbia in cura e me la tenga buona per tutto il 2018. Questo è l'augurio che mi faccio a me, scusate ragazzi che state ascoltando, e adesso mi taccio per sempre e lascio un po' la parola a Ugo, altrimenti divento insistente. Raccontaci qualcosa tu, ora, collegato con quello che stava dicendo Donald Duck. Poi so che tu sei un ottimo imitatore, dai, facci sentire qualcosa. Beh, Meglio guarda, preferirei me meglio evitare, non si sa mai che poi la Disney si evitare di mette in fare queste mezzo. No, che la Disney si figuracce. mette in mezzo. Visto Come? che è Si mette meglio la regia in evitare. mezzo? La Disney Chi? si mette in Chi? mezzo. Ah Bisogna sì? fare Ti attenzione. Beh, sega, ci sega. è Ma dai, notizia che di qualche Bonella è un giorno gran fa che la signore. Disney ha acquisito altri diritti, sta prendendo un monopolio pazzesco nel mondo dello Ecco, la spettacolo e del Disney, cinema. importante, sì, parliamo della Disney, sì. Bello, bello, bello la Parli Disney. con me che io sono, lo ammetto senza peli sulla lingua, sono contro la Grande Disney. disegnatore Walter. Sì, grande Walter. disegnatore. Allora, innanzitutto è bene ricordare che Walt Disney è stato una persona che ha segnato, Scusa, penso, Walter l'infanzia di o tutti. Walt? Walt, Walt solo Disney. Walt.
Cioè, il nome che passate è Walter, poi forse l'anagrafica è Walter, vabbè, comunque non ha importanza. Dimmi, scusa, scusa. No, dicevo, no, lui ha, dicevo, è una figura comunque emblematica, perché comunque è entrata con il suo lavoro, con il suo grandissimo lavoro, cioè, ha regalato Grande milioni e preditore, miliardi di oh, sorrisi. cazzo, un Quindi, preditore con incontro con gli occhi, scusate, insomma, molto bravo, ma non scusate solo, la sì, parola, mi è lui era un sfuggita, la disegnatore, come taglierà la tutto. regia, mi chiedo venia, in ginocchio, scusate, tantissimo, No, non io dicevo, sono in un bar. era un disegnatore prima di tutto, poi ovviamente si è Certo, ampliato e ha certo. creato suo e ha creato questo, è diventato poi un imprenditore e sappiamo bene, le sue opere sono conosciute in tutto il mondo, sono state tradotte in non so quante lingue, cioè, 10.000, detiene non record su so. record di domination, ne ha vinto di premi anche perché bisogna ammettere. Ma ribadisco, con tanto di cappello perché veramente lui ha segnato in maniera felice, in maniera positiva, credo, penso, posso Questo dirlo, la felicità. è l'augurio da fare a tutti i nostri ascoltatori, rivalutare io mi permetto di dire tutti i classici, tutti, dal primo all'ultimo, da Cenerentola a Biancaneve, non lo so, aiutami, quali sono gli E ci altri? sono, oltre che vabbè, anche quelli un po' più recenti, da Pocahontas Ah sì, Pocahontas, bello, adesso molto io bello. non seguo più da tanti anni. Ma l'abbiamo detto, siamo due compari perché tu hai 37 anni, io ne ho 58, cioè, c'è un ventennio, no? E, sai, gli italiani del ventennio l'hanno conosciuto, hanno memoria, tu, quello tutti, Guarda, la del Disney ha ventennio. sempre voluto colpire più che altro, ha sempre cercato di acquisire pubblico tra i giovanissimi, quindi comunque i bambini, i ragazzi, E però devo invece sono ammettere favole per che, adulti anche, no, ma sono esatto, favole però devo per ammettere che adulti. poi ha fatto anche lavori che vanno molto, che toccano tema, ha sempre toccato tematiche particolari, la famiglia in primis, ma non solo, Certo. quindi tematiche che comunque toccano tutti, di qualunque età, non solo i giovani. È ovvio che l'ha fatto in maniera da attirare maggiormente i bambini, perché poi il bambino vuole andare al cinema a vedere il film della Walt Disney e ovviamente va accompagnato con il genitore. Quindi anche il genitore poi si guarda a sua volta Certo, io mi ricordo benissimo quando l'animazione. portavo mio figlio che aveva 32 anni a vedere Aladdin e il Re Leone, sempre Walt Disney o comunque del simile, no, forse dicono, è Hanna-Barbera, scusa, non mi Cosa? No, ricordo. Aladdin è giusto, giusto, sempre dalla Disney. Bellissimo Aladdin, raccontiamolo un po', che è una bella storia questa, Guarda, per quel ma po' più che che ci altro rimane. Aladdin Il viene più. genio della lampada, forza, vai, Io Ugo, la conosco vai. molto poco in realtà, però hai menzionato altre due figure che hanno dato moltissimo nell'ambito della proprio della, de, nel mondo dei cartoni animati, come la figura di Hanna-Barbera. Sì, grandissimi, grandi. Grandissime Loro figure. c'erano prima, eh? Sì, Loro sì, sì. sono nati prima. E poi a latere perché loro non hanno bucato il mondo del marketing come ha fatto Ti Walt. dirò, tecnicamente il periodo è circa quello, all'incirca Tecnicamente, quello sì. come Ah, periodo. dimmi la tua, scusa, Sì, scusa, no, no, scusa. dicevo, il periodo è circa quello di quando sono usciti Sì, fuori, sì, 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 sì. solo che Walt si è trovato praticamente da solo, si è fatto, come dire, da solo. Hanna-Barbera, per carità, senza togliere il lavoro che anche loro hanno fatto da soli, però poi comunque hanno trovato chi comunque è riuscito a dargli una mano. Walt Disney, diciamo che su certi aspetti ha fatto più fatica. Oltretutto, Walt Disney ci ha lasciato ormai da credo 50 anni. Hanna-Barbera sono stati in maniera un po' più tra virgolette recente, perché negli anni 90, se non vado errato, Ah sì? mi pare Ah sì? che uno dei due negli anni 90 ci abbiano lasciato. Sì, avevano 5 Ma anni di erano distanza. due uomini o un uomo e una donna? No, due Perché uomini. Anna. Allora, Ah, infatti è con la H davanti, William Anna e Anna, Barbera. no, dirò, William Anna ci ha lasciato nel 2001. Porca miseria, Sì, recentissimo. e Non beh, gli lo Hanna Barbera sapevo. nel 2006, quindi proprio, come dire, molto più recenti. Allora, ho detto una stupidaggine io quando ho detto che c'erano prima, non è vero, No, sono in venuti realtà ti dopo. dico perché sono abbastanza grandi di età, sono andata, quindi come epoca erano più piccoli di Walt Disney a livello di età anagrafica, Vabbè, ma certo. come lavori siamo usciti lì, siamo il periodo era all'incirca quello. Cioè, calcola che loro hanno Comunque fondato negli anni 50 loro L'Hanna-Barbera scusa, Production. non vedo l'ora di poter dire questa cosa. Scusami, loro con la loro saga
fondamentale, che parte dei fumetti divertentissimi, secondo me, sulla preistoria, cioè sto parlando della saga degli antenati, Will Malaclava, questa cosa qui, andato alla stura, tutto poi un recupero diciamo archeologico, ma non solo, immaginario, fino ad arrivare al tirannosauro, no? Il tirannosauro Rex, qui nel cinema, aiutami, come si chiama? Jurassic Park. Esatto, Na sì. nasce da lì, perché con quel cioè loro, siccome sono diventati famosi anche loro, insomma, un po' in mezzo mondo, no? Con questa saga qui, lunghissima, degli antenati, divertentissima, personaggi caratterizzati benissimo. Ti ricordi com'era la loro automobile, no? Sì, me la ricordo bene. Hanno Ti ricordi creato. bene? No, raccontiamolo, dai, raccontiamolo. L'automobile andava a piedi, neanche a pedali. Cioè, era. Ma come a piedi? Come si faceva a piedi l'automobile? Racconta, così spieghiamo, che è bello perché la magia della radio è fare vedere alle persone quello che non vedi, che viene solo raccontato. Questa è la magia della radio. Me l'ha insegnato Papa Rosario, cioè tuo padre, il mitico Saiuz, insomma. La magia della radio è quella, sapere fare, anche vedere, oltre che sentire. Non c'è bisogno di Skype. Se uno è bravo a far radio, lo fa con il racconto, con la parola, perché si fa seguire, o no? Dico male? Forse, cioè, No, non non sto dici parlando di male. me, non sto parlando di me o di te, ci mancherebbe. Ma neanche di Rosario, sto parlando di una cosa che di suo è così, quelli bravi, quelli di Radio Rai, per esempio, scusate, ma mi permetto, cioè, con questo io ho tutto il rispetto di tutte le radio private, le più grandi, nazionali, vabbè, non facciamo nomi perché non si possono fare, però la radio nazionale, beh, ha una storia, anche perché la radio nazionale ha attinto a livello di documentazione e documentari proprio, parliamo qui anche per i bambini, il mondo degli animali, da che cosa? Dalla radio più importante di tutto il mondo, BBC. Cosa vuol dire BBC? È inglese? Non lo so. Nemmeno io. Vabbè, comunque è la radio inglese, fondamentale, importante, e qui mi ricollego, e forse dobbiamo chiudere. Ai 100 programmi che gli è stato concesso di fare a Dylan Thomas, questo personaggio di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, andate a vedere ragazzi, ragazzi amici, insomma, di Radio Science, la puntata precedente, perché abbiamo letto un bel racconto, secondo me, e forse ne leggeremo un altro che avevo mezzo preparato, poi non ce l'ho fatto, abbiamo costruito questa un po' improvvisata, ma però con il cuore, no? No, no, Ugo, l'abbiamo detto, ci proviamo, dai, con Bisogna. molta umiltà, con cautela, prudenza, con equilibrio, proviamo a vedere. Il fatto stesso che abbiamo 20 anni di differenza, c'è una generazione, tu parli delle cose tue, quelle che sai, quelle delle quali eccelli, e nel senso che le vivi tutti i giorni, e quelle che sono la mia memoria, no? Il mio vissuto, perché questo è essere sul pezzo, come si dice, no? Trasparenti, no? Cioè raccontare quello che si è, quello che si fa, davvero. E qui io mi permetto e l'augurio faccio che tutto il 2008 sia segnato da questo, che è una cosa che ha detto quel personaggino che ha scritto la Umana Commedia, che poi l'hanno trasformata in Divina. Ma lui aveva scritto la Umana Commedia, perché quella roba lì è piena di storia, di politica, di religione, sì, certo, ma da un punto di vista anche politico, perché il potere era in mano solo al Papa, quasi tutta Italia, e disse questa cosa qui, cioè è scritta non mi ricordo quale canto, purtroppo, dell'inferno, perché tutti hanno detto solo l'inferno, ma invece il paradiso è fantastico.
come la parola lo dice, nomen, nomen omen, dicono i latini, il nome e l'uomo sono la stessa cosa. E qui si aprirebbe un capitolo, perché uno ha un certo nome e si trova quel nome lì, che significato ha? Vabbè, ognuno se lo trova. Ci sono anche film su queste cose qui, vabbè, sul perché uno si chiama in un certo modo, c'è tanta poesia, tanta bellezza. Finché dal fatto, cioè, questo è un endecasillabo, cioè, come sempre, lui, tutto è scritto così, endeca vuol dire 11, 11 sillabe in una riga. E solamente in alcune sono 10 o anche 9 oppure 12, però la media totale di tutto il libro, inferno, purgatorio, paradiso, e uscimo a rivedere le stelle, il finale, no? Alla fine del paradiso uscimo a rivedere le stelle, cioè siamo tornati sulla terra, che è bellissimo, perché la terra, però guardando le stelle, perché lì è un mondo altro, totalmente altro. Nessuno è mai tornato dall'aldilà per raccontarci com'è fatto l'aldilà. Lui ha fatto questo gigantesco sogno, è un sogno, ma un sogno con una precisione matematica e, voglio dire, tecnicale incredibile, parlando di storia, parlando di politica, parlando di tanto, 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 e però una delle cose centrali, Cocito, ecco, il personaggio è Cocito che dice questa cosa qui, mi sembra il 36esimo canto dell'Inferno, però non sono sicuro, dovrei andare a rivedere, adesso sto andando solo a braccio e a memoria. Dice questa cosa qui, e con questa io veramente chiudo e saluto tutti e auguro a tutti di poter viverla per se stessi questa frase, e che diventi anche una cosa pubblica, nel senso che anche chi ci governa, chi è accanto a noi, i nostri amici, la mettano in pratica, finché dal fatto il dir non sia diverso. Cosa vuol dire? Amici, ragazzi, chi ci ascolta. È una cosa molto profonda. Io mi sforzerò fino alla fine, perché quello che ho detto cercherò con tutte le mie forze di non tradirlo mai, finché dal fatto il dir non sia diverso. Secondo me è una cosa che è di una bellezza in sé, di una profondità e di una. Cioè, ti fa veramente, non puoi non farci conti con questa cosa, se no sei un delinquente o una persona che deve stare zitta, superficiale, banale, un pusillanime, dicevano nel linguaggio di Walt Disney. Ecco, questo, io auguro questo a tutti gli amici di Radio Science, a tutti gli italiani, se mi posso permettere, che io rispetto tanto la mia nazione e la mia bandiera. Pur non essendo, come dice qualcuno dei politici oggi, popolo di patrioti, vabbè, una parola invece che ha un altro significato, però io mi sento assolutamente amante della mia nazione, perché sono nato qui, questa terra io la rispetto, che mi ha dato i natali, tutta questa terra, l'Italia, e amo tantissimo tutto quello di bello, di buono, e di importante e di educativo che ha dato al mondo. L'Italia ha dato tantissimo, perlomeno da 2017 anni, cioè dalla nascita di questo bambinello che a sera del 24 verrà posto in tutte le parrocchie italiane, nel presepe, dentro le chiese, con dei canti di gioia, di alleluia, perché è nato nostro Signore, questo dice il cattolicesimo italiano, ma comunque è nato a Betlemme, in una capanna povera, una famiglia di fuggiaschi, cioè Maria e Giuseppe, che per sfuggire alla crudeltà atroce di questo imperatore romano, che voleva uccidere tutti i figli,
della genia di aiutami Ugo, chi erano loro? Gli ebrei, tutti gli ebrei. Sì, dico bene? No, erano ebrei o I erano. poveri ebrei sono sempre, ce l'hanno tutti con loro. Vai, poveri ebrei, vai, insomma, però ne ha fatte anche loro, scusa, cioè, anche loro qualche cavolatina, ma personalmente, non dico tu, non, perché è la stupidaggine degli ebrei, dici, oh, gli ebrei, cioè, ma parliamo delle persone, cioè, voglio dire, cosa vuol dire gli ebrei? Cioè, oggi, nel villaggio globale, parlare cioè, cosa vuol dire? Bisogna sicuramente avere tutta la memoria della storia, del popolo, ma oggi, per fortuna, se è vero, e lo ci auguriamo tutti, siamo qui, proprio in una web radio, con questo sogno in mano, che la democrazia della rete può diventare realtà, cioè dà espressività, e io ringrazio ancora sempre Rosario che mi dà questa opportunità di poter dire la mia. E poter arrivare a qualcuno senza offendere e senza presunzione, con appunto facendo quello che ho detto prima, finché dal fatto il dir non sia diverso. Non vi sto raccontando favole, vi dico quello che so, credendoci, esattamente come, e quindi cercando di rispettarmi, rispettando, non è una cosa da poco, è quello che ho cercato di fare con Ugo. Però alla fine ho sempre parlato io, scusami tanto caro Ugo, Non ti ti lascio preoccupare. l'ultima parola e vi saluto e vi abbraccio. E se mi permettete anche un bacio a tutte le belle donne che sono in questa Italia. Grazie. E ti ringrazio io per primo, caro Miro. E con questo io mi accodo ai tuoi saluti, e faccio un bel augurio di buon Natale a tutti quanti. Buon Natale. E un augurio di buon fine anno, sperando che finisca nel Certo. migliore dei modi, e ovviamente un augurio di buon inizio anno. E Certo. mi Molto raccomando. semplicemente le cose più semplici, le cose basiche, no? Alla fine sono le più belle. Riscopriamole, ragazzi. Perché Esattamente. questa è l'armonia che si può ancora pensare di ricostruire, perché il problema di questa Italia oggi è ah, ma non c'era, i negozi sono vuoti, l'economia va male, non è vero, cioè non è vero, è vero questo il risultato, ma non è vero che siamo poveri, cioè, noi italiani siamo ricchi, ma ricchi anche proprio economicamente, cioè fino a poco tempo fa il fondo aurifero della Banca d'Italia, prima dell'euro, prima che diventasse BCE, era il più alto di tutti i 27 attuali paesi europei. Questo scusate, ma mi permetto di dirlo. Mi permetto di dirlo perché io, essendo dipendente di un'azienda simile statale, so benissimo, perché il mio padrone alla fine è una roba che si chiama Cassa Depositi e Prestiti, che ha contatti diretti sempre, per forza, inevitabilmente, con Banca d'Italia. È la Banca d'Italia, voglio dire, pubblica. Perché la Banca d'Italia governa le banche private. Cassa Depositi e Prestiti è la banca pubblica, cioè dello Stato, no? È diciamo, è il libretto, è il portafoglio dello Stato. E in Banca d'Italia, perché questo, cioè, come tutti sanno in economia, non dico niente di nuovo, la riserva aurifera era la base di riferimento proprio per valutare la potenza e il valore di una moneta. Quanto più oro hai, tanto più il dollaro più può valere o l'euro. Quindi, insomma, Adesso noi ci siamo sono messi. delle nuove valute, stanno entrando Lascia stare. delle nuove valute online, ma quello è un altro discorso. Ma non vogliamo fare. Noi lottiamo tutti i giorni, da Bonella a Miro Cortini che vi parla adesso, contro le fake news, ragazzi. No, mai, attenzione, guardiamoci bene dentro, non facciamoci fregare dai buchi della rete, perché appunto, siccome la rete è una rete,
se la pensate, i pesci piccoli, quelli più ingenui, scivolano via e vanno nel mare e rischiano che passi un tonno e ti fanno fuori. Quindi occhio, Bitcoin, non Esattamente. so che cosa siano e non lo voglio sapere. Bene. Bene, bene, ciao ciao cari, è veramente con il cuore che vi abbraccio, io per la mia famiglia, mio figlio in primis, mia madre, auguro migliori cose di tutti e a tutta la famiglia di Radio Science e a tuo padre Ugo che mi ha permesso di poter parlare oggi, assieme ad Alfredo ovviamente che è stato il punto di nesso di passaggio. E a te che ti conosco molto volentieri, mi fa piacere parlare con te, sicuramente faremo altre trasmissioni Ti insieme. ringrazio, ti ringrazio davvero. Speriamo che ci siano di gradimento, Ma sì, sicuramente così. garbato. Ricambia Ciao. molto volentieri, caro Miro, insieme ad un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. Grazie. Grazie. Sono le Buon anno. 19:20 Happy. da Radio Science. Bene, da Radio Science. Sì. Questo Questo è tutto. Un è augurio di tutto. tante belle cose. E un arrivederci all'anno Bello. nuovo. Sicuramente l'anno nuovo, a gennaio, anche se sarà freddo, noi saremo caldi, vero Ugo? Esattamente, esattamente. Vai, ciao! Ciao e buona serata. Buona serata, ciao ciao!